Macro categoria studi e boutique legali e professionali, categoria diritto amministrativo. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno diritto amministrativo contenzioso. La motivazione. L'elevato profilo dello studio è arricchito dalla serietà e competenza con cui i suoi professionisti si approcciano nella risoluzione di tutte le questioni legali, in particolare per il rilevante impegno nell'accrescimento del portfolio di esperienze formative e professionali al fine di soddisfare le esigenze dei propri interlocutori. Il premio va a PMMS Legal. Ho il piacere di avere collegato con me l'avvocato Massimiliano Mangano, co-founder. Ben trovato e complimenti per questo riconoscimento. Grazie, siamo veramente contenti di avere anche per quest'anno ottenuto questo riconoscimento. Per noi è estremamente importante. Noi ormai siamo impegnati da parecchi anni nel settore del diritto amministrativo e del contenzioso amministrativo. Riteniamo che questo settore, che può sembrare troppo ampio con riferimento ai vari segmenti che poi, diciamo, lo compongono, che possono essere materiali di appalto, urbanistica, ambiente, in realtà sia molto importante sul piano professionale sviluppare una competenza su tutto il diritto amministrativo, perché dal punto di vista sistematico la conoscenza dei principi generali che valgono in tutti i settori poi inevitabilmente si trasfonde e passa nei singoli ambiti e segmenti. Per cui, a nostro modo di vedere, una competenza completa passa attraverso, diciamo, il lavoro su tutto il settore, che poi viene a riflettersi anche sui singoli specifici, diciamo, segmenti di competenze nei tipici settori, appunto, come appalti, ambiente, urbanistica e via dicendo. Anche perché questa, diciamo, competenza più ampia, secondo noi, rispecchia la stessa sensibilità della magistratura, che poi decide le controversie, per la quale non esiste esattamente una specializzazione, ma tutti i magistrati amministrativi si occupano dei vari ambiti, magari in periodi diversi, ma la loro formazione è molto ampia. Per cui siamo appunto molto contenti di questo riconoscimento, proprio perché attesta la nostra competenza a largo raggio. Avvocato, ovviamente dobbiamo ragionare, no, di questo riconoscimento anche nel contesto che stiamo vivendo. E allora mi viene banalmente da dire, però questo può essere, insomma, la premessa per la prossima domanda. Dicevo, mi verrebbe da dire che in questo caso le difficoltà si sono trasformate in sfide, opportunità, proprio perché è arrivato questo riconoscimento. Da qui guardare anche al futuro. Quindi le chiedo come guardate al futuro. Noi guardiamo più che altro alla sfida, non pensiamo che sia un'opportunità, perché sinceramente in questo momento vedere la pandemia come un'opportunità non ci sembra opportuno, ecco, Sì, uso questo, io, giusto, questo giusto. termine. Una sfida sicuramente, come sempre. Purtroppo nel settore professionale bisogna essere sempre preparati al futuro, e quindi, diciamo, non è nulla di nuovo, secondo noi, rispetto a tutto quello che fino a questo momento abbiamo fatto. Noi siamo sulla piazza da circa 27 anni, 30 anni più o meno, chi più chi meno, e nel tempo abbiamo dovuto imparare a restare sempre al passo rispetto alle innovazioni che il settore e che la società ci hanno imposto. Per cui purtroppo ora abbiamo a fare i conti con la pandemia e dovremo adeguarci anche appunto alle sfide che questa situazione ci impone. Lo stiamo facendo perché comunque riteniamo che la ricetta sia sempre la stessa, e cioè la qualità del lavoro. Se il lavoro è svolto in modo qualitativo, sicuramente la sfida è già vinta in partenza, perché i Certo. risultati poi sono conseguenziali. Certo, abbiamo letto appunto nella motivazione soddisfare le esigenze degli interlocutori, questo è abbastanza ovvio, però mettiamo in conto che le esigenze siano anche diverse, più variegate e che quindi la qualità ancora di più vada a indirizzarle. Insomma, questa mi sembra forse la giusta conclusione per questo collegamento. Bene, sì, la qualità, appunto, lo dicevo, va sempre più curata. In questa fase, sicuramente sul piano professionale abbiamo registrato l'incentivazione dello smart working e dell'uso, quindi, dei sistemi telematici, sia nelle comunicazioni
con gli organi giurisdizionali, che nelle comunicazioni con i clienti. E anche all'interno del nostro studio, in questo momento noi siamo praticamente in gran parte smart working, per cui la prima sfida, diciamo che era questa, l'abbiamo ampiamente ormai superata, collaudata. Le sfide che poi riguardano in questo momento la crisi economica generale, purtroppo non possono essere risolte da noi. Noi possiamo soltanto cercare di tutelare i nostri clienti, i nostri assistiti in modo migliore rispetto al conseguimento di obiettivi che in questa fase storica sono particolarmente complicati da raggiungere, perché c'è una grande competizione tra le imprese, in particolare per poter conseguire fette di mercato, per poter aggiudicarsi un appalto, per poter appunto operare, e sicuramente essere assistiti da uno studio attrezzato è la prima cosa. Assolutamente sì, quindi complimenti per questo premio, ricordiamo boutique di eccellenza dell'anno diritto amministrativo contenzioso, complimenti a PMMS Legal e naturalmente grazie per questo collegamento all'avvocato Massimiliano Mangano, co-founder. Insomma, in bocca al lupo per il futuro, ci risentiremo presto, magari in occasione di un altro premio. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci a lei.